Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV, amiche e amici italiani all'estero. Buonasera da Michele Pilla e buonasera da questa prima diretta di Italian Heritage o Heritage che dir si voglia, questa trasmissione che si propone di parlare non solo di italiani all'estero, ma anche con italiani all'estero. Per gli italiani all'estero. Abbiamo esaurito anche le preposizioni semplici. Buonasera da Michele Pila, sono un po' emozionato, vi dico la verità, perché questo è un progetto che è nato a fine del 2017 e che prende veramente corpo adesso, in questo aprile, che diventa quasi maggio 2018. Io sono negli studi di Roma, ma questa sera, per parlare di estero e per parlare con amici all'estero, ci trasferiremo in alcuni posti del mondo. Andremo in Australia, andremo in America, negli Stati Uniti, andremo in Canada. Insomma, faremo un giro del globo, mentre in questo momento sono le 9:11 minuti PM Italian Time e c'è anche una importante partita di Champions League che vede impegnata la Roma di Francesco contro il Liverpool ad Anfield Road per le semifinali di Champions. Champions, e ci auguriamo naturalmente che i giallorossi possano avere la meglio. Prima di partire a sprombattuto, permettetemi di mostrarvi i nostri contatti. Abbiamo il numero WhatsApp che è questo, che è il 333 3800 130 più 39 per chi chiama, scrive o WhatsAppa da fuori dall'Italia, naturalmente. E poi ancora abbiamo il nostro contatto Skype che è Patrimonio Italiano TV, quindi tutto molto semplice e molto facile anche da ricordare. Prima di partire, però, io devo innanzitutto ringraziarlo e poi ci colleghiamo adesso con lui, il mio socio, il mio come dire, l'altra colonna portante. Siamo in due colonne portanti di questo sito che è www.patrimonioitalianotv. Che è Luigi Liberti, un giornalista di fama internazionale. Io provo in questo momento ad approntare un collegamento Skype con lui in tempo reale e vediamo un po' se ci riesce la conversazione, vediamo se riesce la chiamata. Io vi faccio anche ascoltare in tempo reale lo squillo di Skype. Lo sentite in sottofondo? Intanto io vi chiedo di darmi conferma che sia tutto ok la connessione, che non stia parlando a vuoto e che appunto ci La siamo persona realmente chiamata non è online. disponibile. Lascia un messaggio dopo il beep. L'utente non è disponibile, ecco, cominciamo subito male. Va bene, atterremo allora a breve. Per quanto riguarda la telefonata di Luigi Liberti a Luigi Liberti, chiedo se è tutto ok, chiedo conferme di audio e andiamo subito con l'introduzione. Nel frattempo che appunto l'amico e collega Luigi si colleghi, il collega si colleghi, scusate il gioco di parole, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa andremo a parlare e quali sono gli argomenti fondanti di questa prima puntata e di questa trasmissione che è Italian Heritage, che è un po' come dire, un po' il leitmotiv del nostro progetto Patrimonio Italiano TV. Le eccellenze, il patrimonio italiano in giro per il mondo. Di italiani per il mondo ce ne sono tantissimi. Se volessimo però soffermarci soltanto sui freddi numeri, non avremmo forse uno specchio chiaro e preciso della situazione. Perché? Perché i numeri non raccontano tutto quello che c'è dietro, non raccontano le emozioni, le sensazioni, il sentirsi italiano. Che cosa voglio dire? Voglio dire che stando all'ultimo rapporto Migrantes, che è un po' l'organo ufficiale, no, diciamo dei numeri del fenomeno emigrazione italiana all'estero, ci sarebbero. O meglio, ci sono 4.811.163 italiani iscritti all'AIRE, che è l'anagrafe dei residenti all'estero, ovvero sia il 7,9% dei 60 milioni e oltre 600.000 residenti in Italia, secondo il bilancio demografico nazionale dell'Istat aggiornato a giugno 2016.
Vi preciso che il nuovo rapporto sarà stilato, credo, entro fine settembre, i primi di ottobre prossimo, quindi avremo dati più freschi e da aggiornare. Quindi siamo quasi, siete quasi 5 milioni di italiani all'estero, ma questo è un dato, come dicevo, è un numero un po' freddo. Perché? Perché non tiene conto del fenomeno sociologico, antropologico e anche un po' del substrato che fa sì che non parliamo soltanto di italiani che si sono spostati dall'Italia all'estero, ma parliamo anche dei discendenti, quindi degli italiani di seconda, terza, quarta generazione, ragazzi, ragazze, anche adulti e adulte, che sono nati all'estero, ma che si sentono italiani. E io ho un caro amico in Canada che si chiama Luke Del Core, figlio di un carissimo amico che si chiama Domenico Minguccio Del Core a Toronto, il quale Luke è nato a Toronto, ma si sente anche italiano. È stato in Italia e si è innamorato del nostro paese. Ecco, Luke è un tipico caso di residente all'estero che non troverete però nei numeri del rapporto Migrantes. Ci sono anche persone che sono venute spesso in Italia, che hanno proprio nome e cognome italiano, ma sono nati magari in un'altra nazione, per cui non vengono registrati nel novero, appunto, dei numeri del rapporto Migrantes. Quindi questo è un po' per fare un bilancio, per fare un attimo un punto della situazione. Ci sono poi anche notizie di italiani all'estero, di gente, ecco, ci sono rapporti che indicano le località dove sono i migranti, dove gli italiani appunto si sono spostati. Fatemi controllare un attimo, vi chiedo scusa, siamo in rigorosissima diretta e io sto controllando che tutto sia a posto. Probabilmente io sto parlando da solo, vediamo se è tutto ok. Chiedo conferma perché non vedo il video. Vi chiedo scusa intanto se vi chiedo scusa se in questo momento sto un attimo cincischiando, ma è importante capire se è tutto ok, se la diretta sta funzionando, perché non vorrei parlare appunto al vuoto. Sto parlando io e la telecamera e magari dall'altra parte non c'è nessuno che ci ascolta. Io devo per forza di cose fare un altro check di questa connessione, di questa diretta video. Vediamo un attimo se è tutto ok. Probabilmente sul sito Patrimonio Italiano TV ancora non siamo in onda. Controllo un secondo che invece siamo online. No, ancora non siamo online. Quindi praticamente io... No, siamo online sulla pagina Facebook. Siamo online sulla pagina Facebook. Io devo fare soltanto un piccolo check, però vi chiedo scusa. Vi chiedo di pazientare solo un attimo. Devo collegare la diretta Facebook, quindi la diretta che sta andando appunto sulla pagina Facebook Patrimonio Italiano TV, anche al sito, per fare in modo che ci sia una visione completa di questa diretta video. Intanto provo a chiamare nuovamente l'amico e collega Luigi Liberti, vediamo un po' se è tutto ok. Questo è il bello della diretta, cari amici, quindi vediamo un po', sentite anche la chiamata. Ci siamo quasi, no? La persona chiamata al momento non è disponibile, quindi andiamo ancora a braccio prima di aprire un po' le tematiche di questa trasmissione, che oltre a parlare naturalmente di emigrati all'estero in senso stretto, si occuperà naturalmente anche di stretta attualità, di notizie della settimana, supportandosi anche con testate ed emittenti, testate giornalistiche, emittenti radiofoniche e televisive, italiane all'estero. Ce ne sono tantissime, io poi farò un piccolissimo elenco per anche un po' per come dire omaggiare, per rendere giustizia a tutti i colleghi, gli amici che giorno dopo giorno si impegnano per portare l'italianità nelle vostre case, amici che svolgono un compito importantissimo. Perché? Perché è una cosa bellissima che tanti italiani si possano sentire più vicini al bel paese grazie appunto agli strumenti che le nuove tecnologie mettono a vostra disposizione.
Purtroppo dobbiamo dare la notizia della rete del Liverpool in questo preciso istante al 35esimo minuto del primo tempo, quindi siamo in rigorosa diretta, sono le 21:20 ora italiana. Il Liverpool è andato in vantaggio Momo Salah, il più atteso, il giocatore più temuto anche, l'ex di turno, è riuscito a sbloccare la situazione su una brutta palla persa al centrocampo, forse c'era anche un fallo. Salah si è accentrato e ha fatto partire un missile terra-aria, praticamente un sinistro a giro, che ha concluso la sua corsa proprio all'incrocio dei pali. Un gol bellissimo, dobbiamo dire la verità, su cui Alisson, il portiere della Roma, non ha potuto veramente fare nulla. Allora proviamo intanto a ricollegarci con l'amico Luigi Liberti, faremo ancora una volta la telefonata di rito. Allora, riproviamo ad effettuare il collegamento in rigorosa diretta, amici, in tempo reale. Vediamo se l'amico Luigi risponde. Niente, l'amico Luigi non è ancora disponibile. E allora io approfitterei a questo punto e prenderei un attimo una pausa per farvi ascoltare le parole dell'amico Armando Pianese. Armando Pianese chi è? Armando Pianese è il presidente del Napoli Club di Melbourne. Parliamo, ecco, un attimo anche di calcio, così introduciamo questo argomento che ha fatto felici tantissimi napoletani, tantissimi anche italiani all'estero che tifano Napoli, ma che simpatizzano anche Napoli e che seguono questa lotta a scudetto del campionato italiano con grandissimo entusiasmo e passione. Vi mostreremo anche un video appena Luigi sarà disponibile, ne volevo parlare soprattutto con lui. Vi mostreremo un video delle esultanze degli italiani all'estero che hanno fatto una festa incredibile per la vittoria degli azzurri contro la Juventus nell'ultimo scontro di campionato di domenica sera, terminato 1-0 per il Napoli, e che ha riaperto la corsa a scudetto, quindi portando gli azzurri a -1. Io adesso vi proporrei appunto il video con la intervista, con la chiacchierata che abbiamo fatto insieme all'amico Armando Pianese, e anche un po' per farvi un po' per farvi vedere lo spirito con cui persone che vivono a Melbourne, napoletani, perché Armando è napoletano, lo spirito con cui appunto ci racconta di questa bellissima esperienza dell'essere tifosi a Melbourne e del vivere a Melbourne. E allora, ecco a voi l'intervista con Armando Pianese. Sono presidente e fondatore, sono dittatore, si fa solo come dico io. Noi siamo un club che ho formato io dopo tanti anni, perché mi mancava l'agglomerato, mi mancava proprio incontrarmi con i tifosi del Napoli, vedete, partire assieme. E ho fatto questo club qualche anno fa, però non riusciamo mai a incontrarci, perché con i social media è facile conoscersi, però poi è difficile incontrarsi. Un giorno siamo riusciti a mettere assieme un evento per la partita con Real Madrid da Champions League dell'anno scorso, e il club ha avuto un grande successo, abbiamo tanti iscritti, e allora abbiamo deciso di vederci per le partite chiave. Però quest'anno, un po' per scaramanzia, un po' per altro, siccome il Napoli vinceva sempre, abbiamo preferito non incontrarci. Poi abbiamo detto, boh, ormai è andata come è andata, siamo 4 punti dietro, vediamoci sta partita con la Juve assieme, che ci frega. Ormai la scaramanzia non funziona, ogni anno contro la Juve la scaramanzia non funziona, e invece è andata bene. Io devo dire la verità, stavo affiancato a un tavolo, sai, noi stavamo in una pizzeria di un caro amico che ci ha dato accesso alla sua pizzeria, dove ci lavora un pizzaiolo, un amico mio napoletano, e c'erano i tavoli, sai, con i numeri negli angoli, perché ogni tavolo c'è il suo numero. E io stavo bevendo un bicchiere d'acqua appoggiato con l'acqua sul tavolo, c'era il numero 13, e ogni volta che il telecronista Sky faceva lo 0-0, la Juventus vince lo scudetto, ormai è andata, io stavo là che strofinavo sul numero 13 con la mano. Abbiamo già avuto questa esperienza con, posso fare nomi o meglio di no, con Napoli Fanpage, con Real Madrid, ci dedicarono un articolo, mi chiamarono qua, fecero un'intervista in notturna simile alla tua e la riportarono. E quest'anno invece poi il video
è stato pubblicato da Napoli Magazine, Fanpage, Napoli Mania, l'hanno pubblicato un po' tutti, sono due video che girano. Io poi, tra parentesi, cioè il mio YouTube channel, che lo usavo pochissimo, ci scherzavo con mio figlio, sai, 30 viewers, 40 viewers, quest'anno quando sono venuto a Napoli ho messo dei video delle mie esperienze allo Stadio San Paolo, di cui c'è un video del dopo partita di Napoli-Cagliari con Insigne che gioca con i figli, e ho fatto quasi 300.000 viewers, una cosa che io non mi sarei mai immaginato, penso che ci sono pochi video di tifosi che fanno così tanti viewers. E allora mi sono messo un altro video l'altra sera, e nel giro di 24 ore già sono arrivati a 1.000 viewers, e non ho ancora fatto il video vlog perché mi sono fatto l'esultanza che voi avete visto, che magari dopo manderete, fa parte di un video vlog che ancora non ho fatto editing e non ho postato, perché sai, Napoli ha vinto la felicità, la gioia, poi qua era notte, l'alba, posso andare a lavorare, ho fatto 12 ore di lavoro, poi sono tornato, sono crollato, infatti ci dovevamo sentire, ma non sentivo nemmeno le cannonate, il telefono non l'avrei mai, non avrebbe mai svegliato. Dai, napoletani siamo tantissimi, in teoria verità la comunità napoletana non è tanto organizzata in Australia, non so il perché, quando io sono arrivato 19 anni fa, con i Tiny miei erano pochi, esisteva l'immigrazione degli anni 60 e i loro figli, non esisteva l'immigrazione della generazione mia, invece sono una decina d'anni purtroppo per gli italiani, che ci sono tanti giovani che viaggiano, vanno via, provano a rimanere qua e quindi ho conosciuto persone, diciamo, con un'età molto più vicina alla mia, di cui anche molti napoletani. Proprio stasera sono venuto a mangiare al ristorante che io gestisco un ragazzo vestito della tuta del Napoli. I ragazzi poi, con questo lavoro che faccio io ora, ne ho incontrati tanti, perché io faccio parte del gruppo di pizzerie più importante del Southeast Hemisphere of the World, della parte sud dell'emisfero del mondo. Stiamo aprendo nel Middle East, stiamo aperti in America e facciamo la vera pizza napoletana. Siamo certificati e siamo noi che rilasciamo il certificato AVPN per chiunque voglia aprire una pizzeria di vera pizza napoletana in Asia o in Oceania. Quindi per me più che un lavoro è una missione, rappresento proprio la città, capito? Ogni pizza che vendiamo, ogni piatto di pasta che vendiamo, per me io devo consegnare la storia di quel piede pizza, la storia di quella pasta, non mi accontento di vendere. Di napoletani ormai ne contano tantissimi perché rappresento Napoli e quindi molti vengono a mangiare da me. Per esempio, se mio nonno fa la festa, se il nonno campa e facciamo la festa per il nonno vengo. Diciamo che ho le ferie autorizzate, mettiamola così, da 6 mesi, vediamo. Ragazzi, ve lo dico in napoletano, guagliù, non va rannito mai. Non va rannita mai, dobbiamo andare a palazzo, come ha detto Sarri, stiamo facendo la rivoluzione, Sarri è il nostro comandante e noi ci prendiamo un palazzo, facciamo la nuova Cuba, la inventiamo noi a Napoli, ci prendiamo l'Italia, forza Napoli, va giù, va bene? Guys, I would like to tell all of you over there, never give up, no excuses, go forward, this is our revolution, we're gonna take the powerhouse and we're gonna take it down. We're gonna make a new revolution and Sarri is gonna be our captain, our comandante. Forza Napoli, let's go, guys. Benissimo, benissimo. Era Armando Pianese direttamente da Melbourne. Ci siamo sentiti questo pomeriggio perché adesso, in questo momento, a Melbourne dovrebbero essere le 4 del mattino, per cui avevamo necessità, insomma, non volevo far svegliare troppo presto Armando, anche se lui mi ha detto che in pratica ogni volta che gioca il Napoli, anche se è notte inoltrata, la sveglia è sempre pronta a suonare. Io voglio salutare in questo momento che dovrebbero essere collegate le amiche dal Lussemburgo, Paola Cairo e Maria Grazia Galati. Io saluto tutte le amiche e tutti gli amici italiani all'estero che in questo momento sono collegati. Saluto anche la mia cara sorella Esther in quel di Cambridge. Dopo proveremo a effettuare un collegamento anche lì. Io mi sto preoccupando perché ho perso il contatto con il mio socio Luigi Liberti, non so che fine abbia fatto, comunque devo aggiornarvi ancora una volta sulla situazione di Roma-Liverpool. È terminato proprio adesso il primo tempo con un'altra rete.
Ad opera di Momo Salah, il grande ex, ha colpito ancora un altro bellissimo gol e adesso si fa dura, ma dopo l'impresa epica compiuta dalla squadra di Francesco contro il Barcellona in casa, insomma, nulla è perduto, nulla è perduto, c'è ancora tutto un secondo tempo da giocare. È chiaro che il calcio riserva tante sorprese. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino sul sito perché non era non c'era stato un buon embed, passatemi il termine tecnico, per cui la diretta non partiva, non sembrava, però adesso sembra tutto ok, quindi se volete chiamarci tutti gli amici italiani all'estero o contattarci su WhatsApp, potete mandare messaggi audio o video, potete scriverci al più 39 333 3800 130 oppure su Skype Patrimonio Italiano TV. In futuro, nei prossimi collegamenti, nelle prossime dirette, ci collegheremo con un po' di amici di associazioni italiane. Di amici italiani all'estero. Io devo salutare a tal proposito l'Associazione degli Italiani in Spagna e la sua presidente Paola Pacifici. Un caro saluto. E poi saluto i giornali online, Idea Magazine, il quotidiano italiano degli USA, in particolare Tiziano Dossena, e il giornale diplomatico con Dario De Marchi. E l'Associazione Internazionale Stampa Estera che hanno passato il comunicato stampa della diretta di Italian Heritage di questa sera. Un saluto carissimo anche all'amico Anthony Pasquale di ICN Radio di New York, perché sabato pomeriggio ha ospitato una mia telefonata, una intervista appunto in cui si discorreva, parlavamo praticamente di questa trasmissione. Quindi ho avuto la possibilità di parlare a New York ed è stata una cosa fantastica. Devo ricordare che il magazine iItaly di New York compie 5 anni, quindi facciamo tanti auguri a questo magazine, questa eccellenza italiana a New York, e faccio un saluto particolare alla sua fondatrice e direttrice Letizia Airos, che nei prossimi collegamenti, nelle prossime trasmissioni, avremo in diretta per un saluto e per fare una chiacchierata su un argomento di attualità concernente New York City e gli Stati Uniti, insomma. Un saluto anche agli amici dell'ambasciata italiana di Los Angeles che hanno retweetato l'appuntamento, quindi probabilmente ci staranno seguendo. Io a Los Angeles non ci sono mai stato, ma mi piacerebbe andarci ed è uno dei viaggi che ho in programma. Saluto anche i gruppi Facebook Paisan Nation, We Are Italians, American Italians Are Us, scritto con la R. Italian All the Time e Italiani a New York City. Naturalmente l'invito è aperto a tutti, chi volesse chiamarci, chi volesse intervenire in diretta può farlo con i riferimenti che vedete qui oppure sulla pagina Facebook Patrimonio Italiano TV. Ospiti di questa puntata, come vi dicevo, avremo dei collegamenti internazionali con Paolo Canciani, giornalista italo-canadese che si collegherà da Toronto per parlarci di un argomento purtroppo di cui abbiamo appreso ieri sera l'avvenimento, l'attentato di Toronto, durante il quale ha perso la vita anche un'italo-americana, una ragazza italo-americana che si chiamava Anna Maria D'Amico, e Paolo Canciani ci darà tutte le informazioni. Spazio poi da Toronto ci sposteremo poi a New York con il regista ormai italo-americano Vincenzo Di Sio. A brevissimo collegamento con Roma, con Vanessa Di Martino Creide, responsabile turismo dell'Argentina in Italia, nonché delegata dell'ente Patagonia in Europa. Vanessa ci racconterà di un evento meraviglioso promosso dall'Argentina, il cugino italiano. Ne parleremo a brevissimo. E poi ci sposteremo in Lussemburgo con le colleghe e mi fregio di dire amiche anche, Paola Cairo e Maria Grazia Galati del magazine Passaparola. Eccoti qui, Vanessa, sei anche in collegamento video con Patrimonio Italiano TV e con la trasmissione Italian Heritage, come ti dicevo, in collegamento telefonico questa mattina. Intanto grazie per essere ai nostri microfoni.
e sui nostri schermi. Voglio averti invitato, averti, parlo in plurale perché mi sento rappresentante un po' della mia terra, no? Dell'Argentina, quindi vi ringrazio di averci dato un po' di voce e di farci partecipare in questa giornata che per noi è molto particolare perché dovremo parlare un po' dell'amicizia tra Italia e Argentina e dei legami che ci uniscono. Esattamente, infatti Italia e Argentina sono uniti nel nome dei tantissimi italiani che negli anni hanno ripopolato un po', hanno popolato, non ripopolato, ma hanno popolato questa bellissima nazione del Sud America che appunto possiamo dire che detiene il record di italiani? O vado errato? Mi senti, Vanessa? Scusami, ma io ti sento a scatti, infatti voglio un secondo passare Sì. a un'altra linea, vedere se ci riesco a... Ah, ok, perfetto. Allora, è caduta la linea, stiamo ripristinando il collegamento con Vanessa Di Martino Crede per parlare di italiani in Argentina. Vi faccio vedere un video relativo all'argomento di cui parleremo a breve, che si chiama appunto questo video, questa iniziativa, si intitola Il cugino argentino. Ve lo faccio vedere e poi ne parliamo con Vanessa Di Martino, qui sempre su Patrimonio Italiano TV. Il cugino argentino era il video promosso dall'ente turismo dell'Argentina in Italia. Che cos'è questo evento? È un evento promosso dalla borsa del turismo di Napoli, dalla BMT di Napoli, una campagna finalizzata a rafforzare i legami e la vicinanza tra i due paesi per incrementare i flussi dal bel paese. Abbiamo detto appunto quasi 700.000 italiani all'estero in Argentina, ma questi sono soltanto numeri piccoli perché in realtà sono molti di più considerando anche coloro che ci sono nati, considerando anche coloro che di seconda, di terza, anche di quarta generazione, perché no? Io personalmente ho anche dei parenti in Argentina, quindi dovrò anch'io fare un viaggio in Argentina, andare a Buenos Aires a trovare zio Antonio, zia Graciela, zio Rolando, insomma, la famiglia Pilla che risiede lì ma sicuramente anche tu, caro amico italiano che ci stai ascoltando, avrai un parente in Argentina. E proviamo a collegarci ancora una volta con Vanessa Di Martino Creide. Tutto in rigorosissima diretta, sta per cominciare anche il secondo tempo di Roma-Liverpool. Ci dovremmo essere. Vanessa, ci sei? Adesso sì, ci sono. Vorrei Oh, avere la linea giù. perfetto. Allora, Vanessa Di Martino Crede, io ti ho già presentato, cara Vanessa, responsabile turismo dell'Argentina in Italia, nonché delegata dell'ente Patagonia in Europa. Allora, è un onore averti ai nostri microfoni e alle nostre telecamere, come ti ho già detto, in collegamento su WhatsApp. E Vanessa, allora, parliamo di questo evento bellissimo che permette questo scambio, questo flusso di italiani in Argentina. Allora, intanto iniziamo dicendo che noi siamo 22 milioni di italiani in Argentina. Ma che vuol dire? Che abbiamo 22 milioni di argentini di origine italiana. E
La maggior parte viene dall'estremo nord dell'Italia e dall'estremo sud dell'Italia, quindi la maggior immigrazione del secolo XVIII, inizio del secolo XX, fra il secolo XVIII e il secolo XX, quindi XVIII, XIX e XX, sono diversi tipi di immigrazione ovviamente, però guarda, questo tipo di immigrazione ha formato delle generazioni di nonni, zii, nipoti che oggi noi chiamiamo, ci piace chiamare cugini. Questi cugini che sono praticamente cugini italiani in Argentina. Quindi noi, il governo argentino ha stabilito il 23 marzo la giornata del cugino argentino. Abbiamo tentato di cercare dei cognomi famosi per giocare un po' con questa giornata, invitare agli italiani a venire a visitare questo fantastico paese che grazie a Dio è anche il mio. E le abbiamo detto: venite a conoscere i vostri cugini, quindi venite a fare la giornata del cugino argentino, il mese e l'anno del cugino argentino. È nato come uno scherzo e si è viralizzato perché da Messi, perfino al presidente Macri, che è di cognome Calabresi, Messi che ha dei cugini in Italia. E i giocatori più famosi che oggi forse sono alcuni ritirati, altri sono anche allenatori argentini e hanno dei parenti, per non dire anche basketballisti, giocatori di tennis, sì, dello sport, al teatro, al cinema, alla politica. E quindi è stata anche una provocazione che ognuno ha tentato di cercare un parente in Italia e invitarlo a venire in Argentina. Questo ha creato un hashtag che è stato, diciamo, provocatorio e ha formato un sinfín di saluti di cugini a cugini e per questo ha creato molta curiosità nella web. Questa è un'iniziativa bellissima anche perché permette a persone, per esempio, io vorrei provare questa esperienza perché io sono, tra l'altro, sono nato a Napoli, sono napoletano anche di residenza e come dicevo poco prima in diretta ho anche un po' di parenti in Argentina, quindi potrebbe essere una bella occasione anche per visitare per la prima volta questa terra che ha ospitato i fratelli di mio nonno paterno e a cui io sono molto legato, quantomeno per i racconti dei miei parenti. Quindi sarò felice appunto di poter partecipare anch'io a questa iniziativa lodevole e che avvicina molto i nostri due paesi. Vanessa, tu in questo momento dove ti trovi? Sei in Italia o sei in Argentina? Promuovendo sempre lo sport, la cultura e la gastronomia, che per questo è il mio lavoro, quindi faremo una bellissima coppa di pollo, ho sempre il problema dell'accento, il pollo con una sola L, una bellissima coppa che faremo al Roma Polo Club il 27, la domenica 27 di maggio. Dove inviteremo a tutti gli italiani, gli altri romani, perché è una questione di vicinanza, a vedere questa finale alle 3 del pomeriggio, quindi chi dei tuoi ascoltatori si trova vicino al Parioli, la zona del centro di Roma, anche chi sta fuori gli interessa conoscere un po' dell'iniziativa, potrebbe avvicinarsi al Roma Polo Club su via dei Campi Sportivi e venire a passare un bellissimo pomeriggio la domenica 27 maggio. Vedrà una finale particolare, ci sarà anche musica e degustazione dei prodotti tipici come il vino, il famoso Malbec. Noi abbiamo una ceppa che ha preso ovviamente d'origine francese, ma che ha preso, diciamo, carattere in Argentina, per cui siamo stati premiati a livello internazionale. Lo facciamo assaggiare veramente con molto orgoglio a tutti gli ospiti di quella giornata, insieme ai prodotti tipici nostri.
Perfetto Vanessa, beh, hai dato, oltre a dare a parlare di un evento molto bello, hai dato anche altri spunti. Io mi auguro di poterti avere ospite anche in altre occasioni. Poi, naturalmente, qualunque evento, iniziativa che promuovi, noi saremo qui a rilanciarla, chiaramente non solo per gli italiani all'estero, ma anche per gli italiani in Italia, oppure per gli stranieri in Italia che sono attratti, incuriositi da queste iniziative. Vanessa, io ti ringrazio veramente di cuore e fai un saluto a tutti gli amici italiani all'estero che ci stanno ascoltando. Ma lo devo fare in spagnolo, lo devo fare in italiano, Fallo in perché sono bilingue. spagnolo. Bueno, los esperamos. Seguramente es siempre un orgullo poder hablar la lengua, y generalmente quien nos escucha desde la Argentina, desde Brasil, cada que viajo llevo un poquitito de nostalgia y de recuerdos del Italia, así que bueno, para todos los italianos que nos escuchan desde Argentina, desde Chile, desde Uruguay, desde Brasil, un gran abrazo y bueno, nos veremos pronto. Perfetto, grazie mille Vanessa, a presto e un abbraccio a tutti gli argentini in Italia e nel mondo. Grazie. Allora, bene, il primo collegamento direi che è andato, non c'è male, poi insomma faremo le debite considerazioni, poi chiaramente, ripeto, questa è la primissima diretta video, c'è stato qualche piccolissimo intoppo tecnico, ma è anche un po', come dire, è anche normale, il bello della diretta, laddove non sono io il bello deve essere appunto l'imprevisto. E allora, adesso io in attesa dell'amico Luigi Liberti, io ci riprovo ancora una volta, io sono testardo, ci riprovo ancora una volta perché mi farebbe piacere insomma averlo in collegamento. Intanto Roma-Liverpool ancora 2-0 per il Liverpool, siamo giunti al 51esimo minuto della seconda frazione, 51esimo minuto è per forza seconda frazione e il Liverpool è ancora in attacco. Devo dire che la squadra di Klopp sta veramente padroneggiando, però noi abbiamo fiducia nella Roma di Di Francesco che ha dimostrato già. Attenzione, forse ho il collegamento. No, sta richiamando, ma non ho il collegamento. Va bene. Allora, adesso ci spostiamo. A questo punto andiamo un po' in Lussemburgo. Andrei in Lussemburgo, chiedo, non so se le amiche Paola e Maria Grazia, sono riuscite ad aggiungermi su Skype, provo ad aggiungerle io e proviamo a far partire questo esperimento, questa telefonata, questo contatto in Lussemburgo. Io vi confesso che in Lussemburgo non ci sono mai stato. Ho un'amica che ha abitato lì per un po', e mi desta tanta curiosità. È un posto che mi desta veramente molta curiosità. Un posto che, come si vede nei film, è un posto da favola. E l'amica Paola sta chiamando. Maria Maria Grazia Grazia e e Paola Paola Cairo, Cairo, due due giornaliste giornaliste italiane italiane che che a a un un certo certo punto punto della della loro loro vita vita si si ritrovano, ritrovano, come come sono sono adesso, adesso, in in Lussemburgo. Lussemburgo. Benissimo, Benissimo, allora allora noi noi ieri ieri abbiamo abbiamo fatto fatto una una chiacchiera, chiacchiera, ci ci siamo siamo anche anche un un attimo attimo conosciuti conosciuti e e abbiamo abbiamo parlato parlato anche anche del del vostro vostro progetto progetto editoriale editoriale che che sta sta andando, andando, mi mi dicevate, dicevate, sempre sempre meglio. meglio. Allora, Allora, intanto intanto io io vi vi lascio lascio un un attimo attimo spazio, spazio, microfono microfono e e telecamera telecamera per per presentarvi, presentarvi, ecco, ecco, ai ai tutti tutti gli gli amici amici italiani italiani che che sono sono in in questo questo momento momento alla alla visione. visione. Allora, intanto un caro saluto dal Granducato da me e Maria Grazia. Buonasera. Siamo qui dal 2001-2002, più o meno, a cavallo del secolo. ci siamo incontrate grazie a un ambasciatore napoletano, Fatemi gioire che perché io sono Campanella, napoletano, sì, quindi che Napoli per me. ringraziamo sempre moltissimo, il dottor Campanella. E ci ha messo in contatto e dal momento in cui ci siamo viste ci siamo dette: non esiste un giornale italiano nel Granducato di Lussemburgo. Bisogna dire una cosa, prima siamo diventate amiche, era fondamentale l'empatia, quindi prima l'amicizia e poi ovviamente il resto è avvenuto di conseguenza. Abbiamo fatto una piccola ricerca di mercato e abbiamo visto che c'erano già state testate italiane
In Lussemburgo a livello di associazionismo di partiti politici, però nessuna che era durata tanto quanto la nostra. Sì. E quindi abbiamo creato il primo numero, il numero zero, che se volete ve lo facciamo anche vedere. Il sito è un complemento alla rivista. Molti dicono: ah, ma è la versione digitale. Assolutamente no, ci teniamo a difendere la versione cartacea, che insomma costa anche non poco, è faticoso fare, ma insomma fa la differenza. Il sito è veramente complementare, sì, così come anche la trasmissione radiofonica. Ci teniamo a sottolineare, quest'anno compierà 10 anni la trasmissione radiofonica in lingua italiana che abbiamo. Come si chiama? Diamo proprio il riferimento. Allora, il riferimento è Voices by Passaparola, quindi le voci di Passaparola, e trovate il link a partire dal sito. E questa è la nostra rivista, il formato cartaceo a 56 pagine che facciamo uscire ogni mese dal lontano 2004. Sì, il numero 0 ottobre, da dicembre del 2004 usciamo ogni mese per scelta, tranne gennaio e dicembre, perché facciamo 10 numeri l'anno, però... ci siamo ogni mese. Nel tempo è diventato più piccolo, più bello, con più pagine, a colori, prima era in bianco e nero, insomma, si cresce, si migliora, no? Come il vino. Allora, io volevo fare una considerazione un attimo su quello che ho visto nella copertina di questo numero. Intanto, farvi complimenti perché, come vi ho detto ieri, l'idea del nome è geniale. Un nome semplice ma di impatto mostruoso, è una cosa fantastica. Ma poi leggevo la copertina sul web, spazio all'informazione con Samantha Cristoforetti che guarda la Terra, è sublime, è un titolo veramente... Io... Qua abbiamo l'esperta dei titoli, Michele. Ci divertiamo, devo dire sì che è sempre stato un mio vizio, un mio divertimento, fare i titoli che... giocano, scusate la ripetizione, sul gioco di parole, ma anche perché aiuta. La nostra rivista viene molto usata nelle scuole di lingua italiana e quindi così si insegna anche i giochi di parole, insomma, ecco. Siamo cadute. Sì, siamo cadute, ma non ci siamo fatte male. Noi pensavo... una cosa importante. Allora, dicevate che siete in pista dal 2004, quindi sono 13 anni e mezzo, quasi 14, un tempo lunghissimo, io ve ne auguro altri 200 di anni di resistenza, anche di più, insomma. E, qual è il segreto? Ecco, una domanda con una risposta un po' complicata, però ecco, io voglio sapere il vostro segreto. Per essere riusciti ad andare avanti con tutta questa, diciamo, in questa maniera così brillante, e poi voi dicevate che sta crescendo, no? Il progetto sta diventando sempre più grande. Ma il segreto è sicuramente la nostra amicizia che dura nel tempo, le affinità elettive che abbiamo tra di noi, perché comunque siamo complementari e ogni tanto si discute, però sempre per arrivare all'obiettivo finale, che è quello di fare un giornale, mm-hmm, far uscire una rivista italiana in Lussemburgo e adesso, come dicevi tu, da qualche mese anche in Francia, in particolare nel Grand Est, Lorena, sì, nella Lorena e Alsazia-Lorena. Diciamo che non è che è stato tutto rose e fiori e ci abbiamo avuto comunque, continuiamo ad avere varie difficoltà, diciamo... Però... è la passione di gestione imprenditoriale, però siccome siamo due giornaliste nel cuore, noi praticamente lavoriamo tutti i giorni. Essere giornalista spesso lo diciamo è come il medico, no? O forse il carabiniere è una missione, sì. È una missione, siamo in missione 24 ore su 24, quindi non è che ci fermiamo. Essere giornalista è davvero il mestiere, no? Come un dottore, va in pensione ma rimane dottore, lo vale per il parrucchiere, cioè lo sarai sempre, lo sei giornalista e quindi lo vuoi anche fare. Aver creato Passaparola ci permette di essere giornaliste, di fare le giornaliste, e la passione sopra di tutto, la passione veramente nel superare i momenti più difficili. Io sono veramente felice, devo ringraziare questa trasmissione per avermi permesso di conoscervi e per avermi permesso appunto di conoscere la realtà che state portando avanti. Io so cosa voglia dire portare avanti un giornale con tante difficoltà,
essendo anche un giornalista, e sottoscrivo anche le virgole di quello che avete detto. E, ecco, siete in Lussemburgo, siete giornalisti, quindi siete portavoci dell'italianità nel mondo. Ovviamente non solo ci circoscritta a Lussemburgo, perché grazie al web potete andare ovunque. Stasera ecco, c'è una dimostrazione che appunto ci sono vari paesi collegati, quindi ecco, grazie a internet adesso si arriva ovunque. E voi parlavate di essere quasi come un medico, quindi una mission. Qual è la cosa che più vi piace di questo... lo chiamiamo mestiere, anche se in realtà è, diciamo, è anche un divertimento, perché fare il giornalista quando lo fai con passione è bello, è una cosa che appaga tanto. Qual è la cosa più bella che avete vissuto nel vostro fare giornalismo in una realtà come Lussemburgo, e non solo, perché voi girate un po' anche, no? Ma intanto comincio a dire, allora intanto ci tengo, hai detto la parola italianità. Ironia della sorte, ho scritto oggi, e poi lo si chiamava Quattro Mani, ma di solito c'è chi comincia, chi lo completa, l'editoriale del numero di maggio, e uso la parola italianità, quindi sappi che non te l'ho copiata, l'ho già scritto. No, però è bello, perché evidentemente è un'espressione che ricorre per chi vive queste realtà italiane all'estero, ma di sicuro bisogna... ci piace scrivere, io devo dire che prima di tutto amo scrivere, insomma, quindi no, Paola pure. Io devo dire che mi piace, io c'ho un po' l'incubo dalla vagina vuota, spesso mi capita, cioè che prima di iniziare c'ho bisogno di un po' di tempo. È un diesel, deve carburare, esatto. È un diesel. Io diciamo che in questi anni c'ho avuto anche la fortuna di ascoltare tanto, cioè tante storie, curiamo anche... una rubrica dedicata agli italiani in Lussemburgo, che abbiamo chiamato il personaggio, italiani o italofili, e quindi ho raccontato veramente tantissime storie trasversali di persone che sono arrivate, che hanno fatto cose, che hanno inventato mestieri, che si sono riciclate, belle storie. Io sono molto appassionata dell'umanità, quindi mi piace molto vedere e conoscere anche quello, la persona, ecco, quindi... lo faccio un po' con questo spirito, anche per avvicinarmi all'essere umano. E quello che diceva Paola, siamo complementari. Paola è molto cronista, io sono più narrativa, questo non vuol dire, poi facciamo uno e l'altro, tutte e due, però c'è molta complementarietà. Quando tu dicevi qualcosa di speciale, una su tutte, e ricordo che quella che avevamo anche scritto nel nostro editoriale dopo 10 anni, per 10 anni della rivista, sicuramente aver potuto da giornalista diventare anche editrici, che non è davvero poco. È ancora un passo in più, sì, padrone del nostro giornale in tutti i sensi, padrone libere, quindi esatto, senza essere un padrone, diciamo, ovviamente tra molte virgolette. Allora, dunque facciamo una cosa. Io adesso devo fare un salto al volo in quel di New York, perché ho il collega, l'amico regista che mi ha appena detto che ha una riunione a breve. Se per voi va bene, io volevo riprendere il discorso e magari fare una piccola puntatina su un argomento di attualità, e quindi commentarla un attimo insieme, e quindi mostrando, ecco, appunto anche il lato tecnico del vostro giornale, quindi magari entrando nello specifico in un argomento senza spoilerare, come dicono i giovani di questi tempi. E quindi prendo solo un attimo l'aereo, vado a New York e ci vediamo fra pochissimo. Siamo con te. Ci ritroverai senza pigiama, non ti preoccupare, saremo ancora così. Ciao, a dopo. Ci vediamo fra poco, allora, grazie. Adesso mi sposto un attimo in quel di New York City. Ci siamo spostati da Lussemburgo a New York City, dove è in collegamento con noi, da Manhattan, credo, il grande amico regista Vincenzo De Sio. Buonasera o buon pomeriggio, Vincenzo. Buonasera a tutti, buonasera a te Michele, buonasera a tutti gli ascoltatori. Siamo qua, sono in via Manhattan, sono sulla 42esima strada. Sono per esattezza nella del Grand Hyatt Hotel. Io applaudo alla tua pronuncia, Vince. Senti.
Io ti invidio anche molto, devo dire la verità, in questo momento ti sto invidiando molto perché vorrei essere anche io lì con te, magari ci ritroveremo in quella della grande mela tra non moltissimo. Senti, intanto... Sì. Intanto volevo chiederti, orario, credo che siano le 17 e clima. Sì, più o meno quasi sono le... sono precisamente le 16 e 11 minuti per l'esattezza di pomeriggio. Sì. Come si sta? Come il tempo? Sì, sì. Mi senti? Sì, 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 ti sento benissimo. Perfetto. Com'è il tempo in questo momento lì? Ma il tempo in questo momento è leggermente nuvoloso e secondo me pioverà a breve. Insomma, comunque una primavera abbastanza nuova qua, io, perché non è calda, anzi è molto più fredda del solito. Mentre 3-4 giorni fa c'erano 2 gradi. Una primavera un po' sorriona, possiamo dire. Senti, ma abbiamo visto scene quasi apocalittiche di New York sommersa dalla neve con meno 50 gradi, aeroporti chiusi, questo un paio di mesi fa quando ha nevicato anche a Roma, quindi una cosa... Sì, adesso però fa ancora freschetto. No, dicevo, adesso quindi fa ancora freschetto, quindi mentre qui siamo a mezze maniche, io in camicia sto sudando veramente tanto, tu lì sei incappottato praticamente, cappotto, sciarpa, immagino. Incappottato anche se per la media degli americani, cioè adesso si sta bene, cioè anche con per esempio 12 gradi, 13 gradi, loro stanno, cominciano a già bene, non, però devo dire che quando dove esce il sole si sta, cioè, si riscalda. Però quando come oggi è un po' giù, non c'è il sole, c'è la temperatura, è finita. Fa frisch. Allora, la tua italo-americanità si sente in questo, fa frisch. Che bello sentire parlare. Senti, ma ci riesci a far vedere qualcosa all'esterno? Sì, la strada? Sì. Vado fuori dalla hall, si sentirà un po' di caos sicuramente, perché siamo nel pieno della 42esima strada e adesso ecco qua la verifica della 42esima strada. Eccola qua, c'è il taxi già finito lì, i storici sono in giro della gara. C'è la nazione di Canal Central, Senti, io tra poco manderò anche il video bellissimo che mi hai mandato, facciamo vedere un po' New York City agli amici italiani all'estero. Naturalmente tutti gli italiani che vivono a New York, se vogliono interagire con noi, possono farlo contattandoci ai recapiti che tra poco manderemo in sovraimpressione. Quindi adesso te ne vai, hai degli impegni, insomma, poi mandaci qualche altro video, qualche altra immagine dalla Grande Mela. Quando rientri esattamente, Vincenzo? Quando rientro in Italia? Sì. A fine aprile, insomma dal 1 maggio sarò di nuovo in Italia, dal 1 maggio. Perfetto, allora poi parleremo anche dal vivo, ti vogliamo ospite in live qui. Perfetto, e allora ti facciamo tanti saluti, saluta anche tu tutto il pubblico di Patrimonio Italiano di TV che ti sta ascoltando in questo momento. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Patrimonio Italiano di TV, mi raccomando, aspettate a New York, e aspettate il mitico Michele Villa e permettetemi anche una persona del mitico Micuccio in Canada, al grande Micuccio in Canada, che ci sta guardando, la mia moglie che sicuramente si starà guardando questo momento dall'Italia, un abbraccio anche potrebbe essere sia Claudio in diretta, grande amico italiano di lunghissima data, e un abbraccio a tutti, grazie mille. Grazie mille Vincenzo, un abbraccione e viva New York. Che ancora non riesco a sentire, è scomparso.
Benissimo. Grazie Vincenzo, un abbraccio. Grazie a te, Michele. Ciao, ciao, ciao. L'amico Vincenzo Desio, regista e grande appassionato di Stati Uniti, grande amante folle di New York. Io ne ho conosciuti appassionati della Grande America, ma Vincenzo veramente è italo-americano. Ho conosciuto Vincenzo tanti anni fa, ho condiviso con lui una bellissima esperienza in quel di New York, dove con l'associazione Amici di Totò a Prescindere Onlus ho ricevuto un premio presso il museo italo-americano di Little Italy a Mulberry Street. Io ne approfitto per salutare anche il museo italo-americano, che è veramente un posto stupendo. Nelle prossime trasmissioni effettueremo per forza un collegamento anche con loro. Quindi Vincenzo Desio ci ha mandato a prendere una Coca-Cola, un hamburger in quel di New York City. Io mi auguro che mangi un po' di costolette, un po' di ribs, barbecue ribs. Ho mangiato le migliori ribs della mia vita a New York City, poi ve ne parlerò quando ritroverò il locale. Mi pare che era sulla 67esima strada est, grosso modo. Adesso non ho una memoria di ferro. Vi voglio mostrare però in questo momento il video di New York che ha girato l'amico Vincenzo. Se è tutto pronto, io direi di farlo partire e ci rivediamo qui tra pochissimo, sempre su Patrimonio Italiano TV. New York in Moments, Vincenzo Desio, il suo occhio clinico, la sua telecamera, a immortalare in un minuto i posti più belli di New York. Naturalmente in un minuto non puoi far vedere tutto, ma ha fatto vedere delle cartoline, delle postcard from New York City. I want to say hello to all American friends, to all Italian living abroad who don't speak Italian, and so I want to say hello, greetings from Rome, from Patrimonio Italiano TV, from Italian Heritage, from Michele Pilla. Hello to all of you. Un saluto anche in inglese. Imparerò anche francese e spagnolo, promesso, se dovessimo continuare come si deve. Intanto aggiornamenti da Liverpool. È una disfatta questa sera. 5-0 per il Liverpool sulla Roma, 78esimo minuto di questa semifinale di andata. Vi ricordo che il ritorno si giocherà il 2 maggio a Roma. E adesso si fa veramente durissima. Sono dispiaciuto per i tanti amici romani che ci sperano ancora. Io ci spero anch'io. Basterebbe forse un gol per riaprire tutto. La Roma è una squadra pazza quest'anno, una squadra folle. Può ancora farcela, insomma, uno o due gol, mancano 12 minuti, non è facilissimo, è molto difficile, anzi, però non costa nulla sperare e attaccare a testa bassa. Il Liverpool però è una squadra, in questo momento, devo dire la verità, la seguo anche in Premier League, in formissima, è una squadra che viaggia a una velocità tripla di una squadra italiana, e la Roma è tra le prime tre, quindi stiamo parlando veramente di una corazzata in questo momento, e soprattutto in Champions, sono in Champions, quindi ok. Dunque vorrei tornare un attimo in Lussemburgo e poi fare una carrellata di notizie, perché abbiamo una notizia dal Giappone, una da New York, una dagli Stati Uniti, abbiamo notizie dal Congo, una notizia da Napoli legata all'Australia,
E una notizia dal Texas. Quindi, dunque, torniamo un attimo a Sprombattuto in quel di Lussemburgo. Posso dire di Lussemburgo? Chissà se è fattibile dire una cosa del genere. Comunque, proviamo a ricollegarci con le amiche Paola e Maria Grazia che stanno chiamando. Quindi, andiamo di collegamento. Allora, intanto io me la sono chiamata. La Roma ha segnato proprio in questo momento il 5-1. Vediamo in rigorosa diretta il marcatore che è Edin Dzeko, neanche a farlo apposta. Eccoci di nuovo. Eccovi di nuovo, bentornate, Grazie. bentrovate. Siamo stati a New York con l'amico Vincenzo Di Sio, in Beato collegamento a te. Manhattan. Beato lui. Grazia ci ha vissuto a New York, c'ha qualcosa da raccontarti anche lei. Chi Io ho è? fatto un anno della mia vita, tanti tanti anni fa. Ah, bene, Sì, bene, c'era Clinton, bene. penso. Oh. Davvero tanti tanti anni fa. Bello, una bella esperienza. Allora, e allora dovremo intervenire anche su questo, poi faremo un altro collegamento, ci dedicheremo prettamente a New York. E dicevo bene quando ho detto ci colleghiamo con Lussemburgo, andiamo a Lussemburgo, è anche il nome della città, giusto? No? È la capitale, La capitale. Luxembourg-Ville. Lussemburgo, perfetto. Allora, dunque, riprendiamo da dove ci eravamo un attimo interrotti. Un argomento di attualità, un argomento che tiene banco in questo momento a vostro, ma qualcosa anche di leggero, non andiamo sugli scandali, non andiamo sui problemi, ne abbiamo già troppi, qualcosa che in questo momento appunto fa notizia, magari anche appunto riprendendo il magazine, qualcosa di particolare su cui volete un attimo soffermarvi, ecco, l'ho detto. Ma parli dell'attualità locale di Lussemburgo? Vuoi Sì, questa? se c'è qualcosa, Ecco. sì. Guarda, oggi c'è stato il discorso alla nazione di Xavier Bettel, che è il nostro primo ministro, perché quest'anno ci saranno le elezioni politiche in ottobre. Tu sai che i cittadini stranieri arrivati da 5 anni in Lussemburgo, iscritti alle liste elettorali, possono votare per le amministrative, ma non per le politiche. Quindi, nonostante noi siamo qui Tanti da anni tanti anni, paghiamo partecipiamo. le tasse, partecipiamo alla vita pubblica, però purtroppo non potremo votare in ottobre. Però seguiamo naturalmente l'attualità lussemburghese, l'attualità locale. Bisogna dire che Xavier Bettel fece una grande campagna promozionale per sostenere invece il cambio di questa legge affinché anche noi stranieri potessimo votare. Niente, è andata Sì, ci fu un male. referendum pubblico, però non, Ha vinto il no. vinse il no, vinse no. Nonostante sia questo un paese comunque ad alto tasso di stranieri, cioè quasi il 48% Sì. della popolazione. Ma non possiamo votare per il nostro Parlamento noi, insomma, Quindi ci adesso. sentiamo un po' cittadini di serie B. Naturalmente c'è la possibilità di diventare lussemburghesi, quindi di avere la doppia nazionalità e a questo punto si può votare. Però per avere la doppia nazionalità bisogna intanto fare un esame di lingua. Allora, o avere almeno 20 anni di residenza consecutiva, e in quel caso basta frequentare un corso di educazione civica, oppure averne almeno 5 di residenza consecutiva e fare l'esame di lingua lussemburghese. E noi ancora, io non l'ho ancora E la imparata. gente preferisce aspettare 20 anni piuttosto che studiare lussemburghese. Perché passerebbe comunque 20 anni a studiare lussemburghese senza impararlo, e allora dice sto qua No, e no. me la prende. Salutiamo Quindi, anche un sacco di amiche che si no, sono prese la nazionalità, che hanno assolutamente. studiato, hanno avuto il tempo e la Brave, brave. costanza di mettersi sui libri e Chapeau. di fare No, questo passo, perché poi è molto simile al tedesco, quindi chi sa ok. dal tedesco è un po' più Anzi, facilitato. bisogna dire che ultimamente hanno anche abbassato il livello, quindi si riesce ad ottenere, a passare l'esame con più facilità, insomma, per
perché si è fatto di tutto, no, per cercare di agevolare anche gli stranieri verso la nazionalità. E quindi il discorso di Bettel oggi... E quindi Bettel oggi era contento, che diceva che il paese era molto diversificato e quindi... Sì, lui è molto per le aperture. E si è mosso molto in questi ultimi 5 anni, insomma, perché comunque continua ad arrivare gente, continua ad aumentare la popolazione e quindi il paese si sta adeguando da sotto vari punti di vista, sì, dal punto di vista delle strade, dell'assistenza, delle leggi a favore degli stranieri. Delle case, continuano a costruire case. Sì, che però sono troppo care da comprare. Sono troppo care, vabbè. E quindi diciamo che aspettiamo questo cambio anche di governo, perché comunque ricordiamo che prima c'erano stati 30 anni di CSVO, quindi Juncker, il famoso presidente della Commissione europea, è stato per 30 anni primo ministro in Lussemburgo, quindi diciamo che c'è stato un cambio molto forte. Neanche nel 2013. Un papa resiste così tanto, neanche un papa. Ok, quindi abbiamo due di questi tempi. Bene, chissà se riuscirete a fare un cambio di governo, non come in Italia che ancora siamo a, lo dico anche tra virgolette, a tararuce e vino. Stiamo seguendo, non abbiamo questa pagina. Nel frattempo, non vorrei dirlo, ma ho portato bene alla Roma che ha fatto il secondo gol. Sono 5 adesso rimontate, dai. Lo avevo detto che era difficile, ma la Roma ci ha abituato a questo e altro quest'anno, quindi carta oppure diretta canta. Benissimo, allora sono le ore 22:30, in Lussemburgo abbiamo lo stesso fuso orario, quindi questa è un'altra cosa che io vi ho chiesto ieri sera per non fare gaffe, perché poi magari si può sbagliare, si può inciampare in questo. Allora, ricordiamo ancora una volta il collegamento con Maria Grazia Galati a sinistra del vostro schermo e con Paola Cairo del giornale mensile Passaparola, che è anche in versione web su passaparola.info, quotidiano italiano e Lussemburgo. Mensile, sì, magari il sito. Allora, il lavoro è quotidiano, questa hai ragione, ma per fare un mensile, per un compresi mensile sabato e domeniche. per un mensile che quando uscirà, adesso è uscita l'edizione di aprile, siamo ad aprile. Sempre all'inizio, entro i primi giorni del mese esce il mese in questione. Perfetto. Quindi a breve siete già in frenetica. Abbiamo già una prima di copertina o ancora no? Aspettiamo. No, la prima di copertina non c'è, però ci sono qua le bozze da prova, guarda qui. Stiamo lavorando. Benissimo. E allora io lascio il microfono per fare un saluto a tutti gli italiani all'estero, genericamente intesi, senza distinzione di nazionalità o di paese. Grazie soprattutto a te per averci ospitato e per questa ottima opportunità di farci conoscere, e speriamo di ritrovarci e di far sempre passaparola in tutti i sensi. E io dico a tutti di leggere, di essere curiosi, di partecipare, di essere sempre curiosi verso gli altri, perché l'umanità è bellissima, basta saperla scoprire. Benissimo. E allora, ancora una volta, grazie per essere state qui con noi e per portare avanti l'italianità nel mondo, in Lussemburgo, in questa fetta d'Europa, ma nel mondo, possiamo dirlo. E grazie per essere state con noi. Ci risentiamo sicuramente la prossima. Io mi auguro di potervi ospitare ancora una volta per raccontare qualche altra situazione in Lussemburgo o comunque qualche altra notizia da passaparola, magari vedere anche la copertina del nuovo numero. Va bene? Volentieri, Michele. Grazie mille, allora. Un abbraccio. A presto. Buonanotte, grazie. Ciao. Ci siamo collegati con il Lussemburgo. Io ringrazio ancora una volta le amiche e colleghe Paola e Maria Grazia di passaparola.info. Io chiedo se è tutto ok per quanto riguarda la diretta. Tra un po' andiamo in Canada perché dobbiamo fare un attimo un resoconto appunto della situazione con l'amico
collega Paolo Canciani da quel di Toronto, dove ieri purtroppo c'è stato un attentato. Si parla di circa 10 vittime e io non ho parole, in questi casi non se ne hanno mai. Proviamo ad andare, proviamo a collegarci con l'amico Paolo Canciani, vediamo se può ospitarci, se può essere ospitato da noi. Ho usato una forma un po' imperfetta, forse ha provato a chiamarmi lui, no, non ha provato a chiamarmi, quindi adesso proverò io a mettermi in contatto con lui. Vediamo intanto se l'amico Luigi Liberti, io faccio un altro tentativo e io sono imperterrito, ci provo con grande costanza, vediamo se riusciamo a fare un collegamento Skype con Luigi Liberti. Siamo ancora 5-2 per la Roma, il secondo gol è stato di Perotti su calcio di rigore, 92esimo di 94, quindi mancano 2 minuti. Al termine di questa pazza partita, 7 gol, una semifinale splendida. E adesso alla Roma mancano 3 gol, bastano 3 gol. Li ha fatti col Barcellona in casa, insomma, potrebbe farli anche col Liverpool. Andiamo avanti, quindi trasmissione, proviamo ad andare a Toronto. Io intanto cerco di capire un po' di più sul attentato, prendo un po' di spunti dal web per cercare di capire in una maniera un po' più specifica quello che è accaduto. Intanto andiamo in collegamento con l'amico Paolo Canciani, vediamo se riusciamo a beccarlo. Rigorosa diretta 22:35 ora italiana, 16:35 ora canadese. Ho da mandarvi anche qualche video, ho da mostrarvi qualche video. Non abbiamo risposta. Paolo probabilmente richiamerà, quindi restiamo in attesa. E allora, torniamo un attimo a concentrarci sul calcio prima di passare ad un argomento più serio. Vi voglio mostrare le esultanze dei napoletani domenica, dopo la vittoria contro la Juve. Che dire, ci perdoneranno naturalmente gli amici juventini nel mondo, che sono tantissimi, sono più dei napoletani, ma è stata un'emozione grandissima. E finalmente, dopo 7 anni, si è riaperta una corsa scudetto, quindi in pratica il campionato non si è deciso
già a fine marzo, come in realtà è successo in altri campionati in Europa, in Inghilterra con il Manchester City, in Germania con il Bayern Monaco che l'ha vinto praticamente a dicembre, in Francia col PSG, in Spagna col Barcellona, col Real Madrid che insegue con affanno, ma che è in lizza. Domani sera ci sarà la semifinale d'andata contro il Bayern Monaco. Quindi grandi emozioni, abbiamo visto Buenos Aires, abbiamo visto da Ribalta a New York, una pizzeria dove sono stato, tra l'altro ho conosciuto il proprietario, e abbiamo visto Buenos Aires, abbiamo visto da Maria Londra, la storica trattoria da Maria Londra nel quartiere di Chelsea, abbiamo visto Melbourne con... Quanto soffico quando dico Melbourne, scusatemi, ma arrivato a quest'ora comincio a svalvolare un po' anch'io. Con il Napoli Club Melbourne del presidente amico Armando Pianese, e abbiamo visto poi naturalmente Torino, abbiamo visto Napoli. C'era anche una. Vi vorrei far sentire, ve la faccio sentire, una esultanza, un video di un. Di un emittente. Televisiva internazionale come Fox Sport in quel di Sud America, credo. Sentite un po' la telecronaca di questo fantastico telecronista. Sentite un po'. Sentite adesso. Io una cosa del genere vi assicuro, in anni di appassionata gavetta giornalistica, neanche sui campi di periferia ho mai sentito una cosa del genere che neanche a farlo apposta è diventato un po' l'inno, no? E adesso la canzone dei tifosi del Napoli è Abbiamo un sogno nel cuore e quant'altro. Adesso siamo a buona ragione dire che è un po' questo. Fantastico. Ok. Allora, ci siamo, proviamo a collegarci, proviamo a fare un collegamento adesso invece con proviamo ad andare in quel del Regno Unito. Vorrei provare a fare un collegamento al volo con Cambridge, dove c'è Esther Pilla, che sarebbe mia sorella, che lavora lì come ricercatrice. E vediamo un po' di collegarci con lei. Io non gliel'ho detto, quindi lei non lo sa in realtà. Però, insomma, se può fa, no? Pensiamo che sia una cosa fattibile. Proviamo a vedere se intanto se mi risponde e se non mi risponde male. Vediamo un po' di effettuare questo collegamento, video. Vediamo se mi riesce. In realtà lo sapeva. Proviamoci a collegare con Cambridge, dove Dove siamo siamo collegati collegati con con Esther. Ciao! Eccola Eccola lì. lì! Ciao Ciao Esther, Esther! come Come stai? stai? Directly Ciao, bene, bene, come va? from Directly from Cambridge, UK. UK, dove Dove c'è c'è anche anche una una certa certa duchessa. duchessa. Dobbiamo Dobbiamo fare fare gli gli auguri auguri a a una una duchessa duchessa che che ieri ieri ha ha partorito partorito un un bimbo bimbo reale. reale. Dicevo, Dicevo, a a Cambridge Cambridge dobbiamo dobbiamo fare fare gli gli auguri auguri a a una una certa certa duchessa duchessa che che Certo, Certo, ha la parlato di duchessa, te. la nostra carissima amica Kate, Kate che ha, stavo stavo dicendo, dicendo, ha ha sfornato sfornato un un Royal Royal Baby. Baby, Baby. il Il terzo. terzo. Ma Ma il il nome nome si si sa sa già già o o ancora ancora no? no? No, il nome non si sa, ma ieri sulle testate principali, insomma, non si faceva altro che parlare dei bookmakers che, insomma, scommettono su quali siano i nomi più appropriati, eccetera, eccetera. Si saprà tra qualche giorno, Posso vi dirlo in aggiorneremo. napoletano? Lo Lo dico dico in in napoletano, napoletano, gli gli inglesi inglesi non non stanno stanno buono buono a a capo, capo, non non ci ci sono sono con con la la inglesi cavità. non tenono niente a fa anche. Fantastici. Ti voglio bene inglesi. They're so crazy.
that are crazy people. Ok, gli inglesi sono crazy. Cara Esther, allora, ora sono le 9.45 in Inghilterra. Sì. Come si sta? Che tempo c'è da quelle parti? Mamma mia, ragazzi, io volevo in realtà collegarmi da fuori, insomma, farti vedere qualcosa, farvi vedere qualcosa. A parte che tutto il giorno ha piovuto, quindi proprio impossibile. Sentivo il tuo amico Vincenzo da New York parlare di 12 gradi, di primavera sorniona, ma qui proprio siamo tornati all'inverno in due secondi. Però vabbè, la nostra Inghilterra è così, ce la teniamo. Tra l'altro c'è la problematica della Brexit che noi abbiamo affrontato. Io voglio salutare l'amico Phil Baglini, direttore e fondatore di London War Radio, l'unica radio italiana a Londra, che abbiamo avuto il piacere di intervistare e che ha seguito e segue tutt'oggi la problematica della Brexit, che sì, dal 2019 dovrebbe cominciare a sortire i primi effetti. Non si sa in realtà ancora quali possano essere. C'è stato un lungo dibattito, l'Inghilterra si è mostrata, lo dico tutta onestà, si è mostrata seria perché ha rispettato una volontà popolare, sarebbe stato meglio non farlo, il referendum, però è stato vinto da coloro che volevano appunto l'uscita dall'Europa, e quindi adesso si vedranno gli effetti, si cercherà di capire, proveremo a farlo anche noi con Patrimonio Italiano TV quando sarà, insomma, e ne parleremo poi magari in un'altra occasione. Però ecco appunto, voi siete fuori dall'Europa proprio per quanto riguarda il clima, no? Ma assolutamente, questo è chiaro, anche per quanto riguarda il cibo. Adesso non ci lasciamo perdere anche lì. Devo dire che Cambridge è un posto delizioso, ragazzi. Se potete andarci, andateci, perché è un posto veramente molto carino e si mangiano delle ribs che io amo, fantastiche. Ecco, però infatti, per il resto, che Cambridge è bella, lo ripeto sempre, è un posto dove si sta bene, si lavora bene, eccetera. Allora, di sole in più. Un filo di l'arena è ancora più bella. Dovete sapere che lei qualche giorno fa ha mandato un messaggio dicendo finalmente cosa? Posso stendere i panni sul balcone? E questa è l'Europa. È la prima cosa che si fa quando esce il sole a Cambridge. Poi subito dopo si va al parco a fare i picnic, i barbecue, a bruciarsi, eccetera, eccetera. C'è un nome questo parco, Esther? Ma e dove vado io di solito si chiama Jesus Green. Jesus Green, cioè Prato di Gesù? No, sì, vabbè, non ha nome del prato, insomma. Ah, è un parco molto bello, abbastanza ampio nel centro, molto piacevole, insomma. Poi lo vedi, appena spunta un po' di sole, si riempie di inglesi e cambrigesi che hanno bisogno di ricaricare la vitamina D, insomma. Gli inglesi che sono palli perché per forza di cose sono le... Anche te, ti vedo sono diventata palli. Inglese anche io, come vedi. Mozzarella. Bene, senti, e toglici una curiosità, diciamola agli amici italiani che ci seguono da fuori. Che cosa fanno i cambrigesi nella vita, oltre a... non so, lavorare, presumo, andare a scuola, all'università? Ma guarda, beh, per quello che vedo io, sicuramente prediligono bere birra, questo è un luogo comune, abbastanza reale, ma in realtà sì, fondamentalmente si esce, si sta insieme, si beve birra. Esatto, sono... Gli inglesi in generale, anche sono appassionati di calcio, di sport in generale, poi dipende un po' anche dal periodo dell'anno, sicuramente. Benissimo. L'inverno non permette tantissime altre interazioni, però... Allora, noi ci aspettiamo, ovviamente io ti costringerò a mandarci un video, magari un bel video selfie mentre sei nei posti più significativi di Cambridge. Sicuramente, aspetto il sole, se non esce ve lo mando con la pioggia. Sì, tanto alla fine ci interessa la linea del sole, insomma. Qui l'Italia si butta, come si suol dire. Cambridge è padre, tra l'altro, del...
da poco scomparso Stephen Hawking, forse il più grande scienziato. Purtroppo io non ero a Cambridge, quindi non sono riuscita a partecipare ai funerali, che sono stati un evento ovviamente, sì, a Cambridge, perché poi il professore era un'icona, veramente, sì, una leggenda. E lo si vedeva spesso anche nei pub, da quel che so, comunque, quindi personaggio pubblico nel vero senso della parola. Lui è storico perché ha partecipato anche a serie TV come Big Bang Theory, con un'ironia spaventosa. Io un episodio che ricordo benissimo è quello in cui si auto prende in giro con Sheldon e comincia a scherzare, una figura leggendaria anche dal punto di vista umano, dopo la grave patologia che lo ha debilitato, insomma lo ha reso fisicamente inabile, ma non gli ha impedito però di portare avanti il suo lavoro. Perché no, come diceva Rita Levi-Montalcini, quando c'è questa, il corpo si deve rassegnare e deve andare avanti, quindi un esempio di vita mostruoso. E quindi ricordiamo con affetto anche, chiaramente, con le dovute, con il l'alzata di mani, il professor Stephen Hawking, che è, non è soltanto un cittadino di Cambridge, ma è patrimonio dell'umanità. Patrimonio dell'umanità, esatto. Esther, fai un saluto a tutti gli amici, vai, a come mi viene. Cari, beh, soprattutto gli italiani, italiani all'estero, italiani in Italia, siete fantastici tutti, portiamo sempre l'Italia avanti, portiamocela sempre nel cuore, e tanto è impossibile non farlo, siamo sempre italiani dove siamo, insomma. E un bacio a te, Miki, sei grande, bellissima trasmissione. Grazie mille. Un bacio a tutti. Un bacione. Ciao Esther. Ciao. Directly from Cambridge, anche Esther, che ci teneva a intervenire, io ci tenevo a che intervenisse e aspetteremo un video. Allora, notizie, andiamo alle notizie, mostro un video esemplificativo di una notizia che sto per darvi. Guardate il video, beccate questo video e ci vediamo fra due secondi qui a commentarlo. Arrivata a Napoli, la Kagoshima Maru, nave giapponese carica di personaggi quali raramente ne ospita la città partenopea. Tra Napoli e Kagoshima è stato firmato un patto di gemellaggio. Fra le due città i punti in comune sono incredibilmente numerosi. Napoli e Kagoshima dispongono di due golfi incantevoli, vantano un porto di fama mondiale, si permettono il lusso di avere sullo sfondo la nostra il Vesuvio e l'altra il vulcano Sakurajima. Perché Kagoshima è simile a Napoli? Il gemellaggio è nato dalle profonde somiglianze delle due onorevoli città, Napoli e Kagoshima. Napoli ha Vesuvio e Kagoshima ha vulcano Sakurajima. Sono stato danneggiato dalle guerre in stessa misura. Hanno tutte e due lo stesso dolce clima e tutte e due una meravigliosa baia. Insomma, è una Napoli gialla. Insomma, è una Napoli gialla, non si può sentire, lo dico napoletano. Kagoshima è una città del Giappone, capoluogo della prefettura di Kagoshima. Vi voglio far vedere anche, ci colleghiamo con il sito, con Wikipedia nello specifico, per mostrarvi un po' la posizione geografica che vedete qui in basso a destra. Kagoshima è chiamata appunto la Napoli del Sud. Io ne parlo perché la settimana entrante, il 3-4 maggio, la notizia io l'ho presa dall'amica Yasuko Fuji, una artista di fama internazionale che mi pregio, di cui mi pregio di essere amico, e ve lo dico anche guardandomi in camera, la quale sarà presente all'evento il 3-4 maggio, il gemellaggio tra Napoli e Kagoshima in Giappone, e poi ci relazionerà un po' in merito a quello che succede. Cari amici italiani e napoletani, Kagoshima è una città di circa 600.000 abitanti, con un vulcano attivo che si chiama Sakurayama, che ricorda molto il Vesuvio, tant'è che la città, che dispone anche di un golfo, ha portato appunto Kagoshima a essere soprannominata la Napoli del Giappone, e con la città di Napoli è attivo un gemellaggio dal 3 maggio del 1960.
a Napoli c'è via Kagoshima e in Giappone c'è Napori-dori, che vuol dire via Napoli, una strada alberata, forse per ogni senso di marcia, situata alle pressi della stazione di Kagoshima, Kuo. Quindi vi abbiamo dato questa notizia. Kagoshima è anche gemellata con Tsurukoa, Perth, e con rapporti anche con Changsha. Va bene, facciamo un po' di cultura che non guasta mai. Ancora notizie, perché c'è una, questa è importante, perché l'astrofisica di Urbino, Maria Branchesi, è stata inserita nei magnifici 100 di Time. Io vi faccio vedere la notizia riportata da Repubblica.it. Mi sposto ancora una volta sul portale, se internet mi supporta questa sera. Vi faccio vedere la notizia, che ha un'importanza molto elevata, perché appunto Time, il quotidiano Time, l'ha inserita questa grande ricercatrice nella lista delle 100 persone più influenti al mondo. Il portale non mi supporta. Lei è italiana, segnalata nella categoria Pioneers, perché per la scoperta delle onde gravitazionali. Si chiama Maria Branchesi ed è nata a Urbino 41 anni fa, quindi è una notizia fondamentale questa. Come lei c'è un altro italiano che risponde al nome di Giuliano Testa. Ecco qui, c'è il, proviamo ad aprire anche qui il sito, intanto vi mostriamo la scheda, la foto di Marika Branchesi, eccola qui su Repubblica.it. Il mio entusiasmo alle stelle, così condividiamo la scienza. È importantissimo, naturalmente, quando accadono queste cose, ovviamente quando parliamo d'Italia, da un punto di vista culturale, nel mondo ci sono tante eccellenze. Marika Branchesi è sicuramente un patrimonio italiano, quindi dobbiamo riportarne per forza l'effigie e l'efficienza. Non riusciamo ad aprire il quotidiano Times, quindi andiamo, ecco qui, andiamo a vedere Giuliano Testa, un altro, ecco qui, un altro influente italiano. Qui c'è un articolo del Time, no, ma io volevo riportarvi proprio la notizia, andiamo proprio in tempo reale. Ecco qui, chirurgo italiano Giuliano Testa nella top 10, nella top 100 delle persone più influenti del mondo. È un chirurgo padovano. E vediamo se riusciamo ad aprire. Niente, questa sera abbiamo problemi con la connessione, ma chiaramente siamo in diretta, quindi non posso pretendere troppo dalla connessione. Peccato non riuscire a collegarci con l'amico Paolo Canciani, sarà sicuramente impegnatissimo. Paolo Canciani, il quale è un grande esponente della italianità in quel di Toronto. Ecco qui, chirurgo italiano Giuliano Testa, vi mostriamo l'immagine delle Baylor University Medical Center di Dallas. È stato segnalato appunto anche nella rivista Times. Originario di Padova, è a capo del team che ha realizzato il primo trapianto di utero negli USA, la cui ricevente ha dato alla luce un bambino. L'articolo spiega l'importanza del medico, è stato scritto dalla protagonista dell'intervento, che è rimasta anonima. Il bimbo dato alla luce nel 2017 è il secondo dopo quello nato in Svezia nel 2014, da una donna a cui era stato trapiantato l'utero. Quindi ragazzi, eccellenze, io mi auguro di poter un giorno intervistare, chiamare in diretta sia Maria Branchesi che Giuliano Testa. Approfitto per mandare un saluto anche all'oncologo di fama internazionale Antonio Giordano, napoletano, vive a Filadelfia, a Philly. Spero di avere anche egli ai nostri microfoni quando l'eccellenza italiana nel mondo, insomma, fa proseliti. Vi parlavo ancora di eventi. A Los Angeles si terrà il Pizza Workshop Secrets and Ancient Traditions Shared During a Once in a Lifetime Workshop with the King of Gourmet. Ne ha poi una pizza coccia Enzo, di authentic Italian table a tutta pizza. Quindi se andate sul sito tuttapizzafest.com potete scoprire i dettagli. Dal 7 al
21 maggio invece l'italiano Pascal Vice Domini, il caprese Pascal, napoletano Pascal Vice Domini, sarà al Festival di Cannes con Mediaset, quindi potrete seguirlo. È un altro esponente dell'italianità nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti, è un grande follower della notte degli Oscar, impegnato in eventi, rassegne, kermesse cinematografiche internazionali. Il 2 giugno invece, e con questo probabilmente chiudiamo questa trasmissione, in Texas celebra l'orgoglio italiano, la giornata dell'italianità. Andiamo a prendere la notizia, così ve la facciamo vedere proprio in rigorosa messa a video. Non so se si può usare questo termine, ma io lo uso perché in questo momento sono esponente della napoletanità, dell'italianità del mondo, quindi neologizziamo un po' l'italiano. Andiamo su internet, c'è questo evento, vediamo se internet mi supporta, ecco qui. E poi c'è un'altra notizia curiosa con cui chiuderemo questa edizione della prima puntata di Italian Heritage su Patrimonio Italiano TV. Allora, c'è questa notizia che viene da Napoli, la notizia è di aprile, di pochi giorni fa. C'è un progetto musicale-culturale che si chiama Napoli Oltre, studiati dall'Australia a Napoli per imparare la canzone napoletana, da Sidney a Scampia e Portici, per imparare ad approfondire la conoscenza della canzone napoletana, svolta presso la sala cinese della Reggia di Portici, che è stupendo, vi consiglio di visitare. La conferenza stampa di presentazione del progetto musicale culturale Napoli Oltre, andiamo un po' avanti, promosso dalla Corale di Sofiano con il patrocinio Città Metropolitana di Napoli. Che cosa è successo? Praticamente venerdì 20 e sabato 21 aprile c'è stato il coro dell'orchestra dell'istituto musicale Cambala di Sydney, che ha tenuto due concerti ed un workshop sulla canzone napoletana con l'ausilio dei maestri Armando Valentino e Antonino Armagno del teatro San Carlo di Napoli. Un evento insomma abbastanza grosso, come vedete sul blog, sul sito Napoli Day. Invece il 2 giugno in Texas si celebra la giornata dell'italianità. L'italianità è sempre più apprezzata in Texas, dove un sovente uso delle esterofilie anglosassone a scapito della nostra bella lingua apprezzata in America, anche da molti che di origine italiana non sono. Quindi che cosa succede? Il Parlamento del Texas ha designato il 2 giugno come festa nazionale della Repubblica Italiana, come Italian Heritage Day. Italian Heritage, guardate un po' a sinistra del vostro schermo, Italian Heritage, ecco qui. Italian Heritage Day in Texas, giornata dedicata all'italianità nella lingua, nella cultura e nelle tradizioni popolari. Non è una giornata festiva a tutti gli effetti, ma è un significativo riconoscimento al contributo economico, sociale, culturale degli italiani in Texas, dove non ce ne sono moltissimi, hanno saputo dare. Quindi 2 giugno ne parleremo naturalmente diffusamente, con un collegamento anche dal Texas. Troveremo qualche amico, qualche collega che da lì ci starà un po' a ci darà un po' di informazioni, si sente un po' di eco. E direi che possiamo chiudere con questa prima edizione, ci sono poi altre notizie ma ne parleremo poi nelle prossime edizioni. Ogni martedì sera alle ore 21 italiane, at 9 p.m. Italian Time, where we will be on live broadcast with Italian Heritage, una trasmissione, diciamo adesso in italiano, che cerca di collegare, di farvi scoprire nuove realtà, anche aiutandosi con l'attualità, con notizie, italiani all'estero. Cerchiamo di darvi spazio, voce, telecamera, potete mandare messaggi ai numeri che vedete in sottoimpressione o in sovraimpressione, il numero WhatsApp, che è questo, e il contatto Skype, che è Patrimonio Italiano TV. Potete collegarci, potete mandarci email a redazione@patrimonioitalianotv.com. Noi vi aspettiamo, abbiamo anche dei social network che io adesso vi indicherò, ecco qui, abbiamo Patrimonio Italiano TV su Facebook e su Twitter Patrimonio Ita TV, quindi siamo veramente ovunque. E allora, adesso non mi resta altro che salutarvi, io ringrazio tutti coloro che hanno fatto Italian Heritage con noi, Vincenzo Desio, Vanessa Di Martino Crede, Paola Cairo e Maria Grazia Galati, mia sorella Esther, tutti coloro che ci hanno seguiti e tutti coloro che ci seguiranno
da parte mia, cari amici italiani all'estero, è veramente un onore poter parlare con voi e poter parlare di voi e naturalmente potervi avere ospiti qui in audio video. Ci vediamo la settimana entrante con Italian Heritage, la seconda puntata, una puntata che sarà ancora più scoppiettante e con meno errori, passateci purtroppo quelli che sono capitati questa sera. 23:04, dopo 2 ore, adesso posso andare a togliermi la camicia. Un bacione a tutti da Roma, dalla redazione centrale di Patrimonio Italiano TV, e ci vediamo martedì prossimo. Vado a sbirciare il calendario. Martedì prossimo, che è 1º maggio, noi non riposiamo, festa dei lavoratori in Italia, ma per voi saremo in rigorosa diretta. Da parte di Michele Pilla è tutto, grazie ancora dell'attenzione e ci vediamo martedì alle ore 21.